La connotazione di fragilità è difficile da restituire a una definizione ben precisa. Dice questo famoso geriatra che l'anziano fragile si riconosce ad una prima occhiata quando entra nell'ambulatorio, quando lo incontri nel pronto soccorso, ma nessuno è capace di fornirne una descrizione. Queste sono le descrizioni visive che l'anziano fragile ha. Fra questo ovviamente anche l'anziano con demenza, che perde quella che è la caratteristica fondamentale di ciascuno di noi, quello di interagire in maniera ecosostenibile con l'ambiente, cioè la capacità di adattamento ecologico della persona con demenza viene persa. Per cui ecco che i nostri sistemi di tutela che possiamo mettere in atto sono quelli che voi qui nella sala fate per primi e ne siete consapevoli, cioè aiutarsi a vicenda a capire i perché e per come succedono certe cose e quali sono le risposte che a certi problemi di comportamento, di non autosufficienza, di mancanza di tutela si può far fronte. Fragile significa anche complesso, significa avere tante sfaccettature questa fragilità. La fragile è il vaso di porcellana, è la carta velina che si rompe quando soffia il vento. Questa persona è estremamente fragile, questa persona, la fragilità è un pochettino racchiusa nella sua solitudine, nel suo non essere percepito, diciamo, come fragile, cioè il fatto di non riconoscere che un anziano che vive da solo a 85 anni possa in qualche maniera precipitare di fronte a un evento catastrofico come la polmonite, nella sua più bieca, diciamo, solitudine, a non poter più vivere la sua vita se non in condizioni di dipendenza, è questa la fragilità che dobbiamo essere in grado di riconoscere.